Andare in bici a Napoli nella ZTL conviene: sconti in circa 90 tra negozi e ristoranti del lungomare liberato dalle auto. Anche alcuni della zona Flegrea, assistenza gratuita per le biciclette e ora anche per i concerti. Chi andrà in bici al concerto napoletano dei Subsonica, in programma sabato alla all'Avenire di Bagnoli, avrà diritto al 20% di sconto sul costo del biglietto d'ingresso. Tutte queste agevolazioni sono frutto della campagna di mobilità sostenibile Napoli in bici. Ti conviene? Un'idea del fondatore del movimento ecosportivo Carlo Ferrari, aiutato da un gruppo di volontari e dal Tam Tam di Facebook. Tutti gli esercenti che hanno diritto sono stati inseriti nella sezione web dedicata del sito Ecosport.it. Questa iniziativa, che ci tengo a dire, ho dedicato personalmente al defunto ex presidente della provincia Amato Lamberti, perché nel 2001, anno di fondazione del MES, è stato lui che ha contribuito alla nostra realizzazione del record del mondo tra Proci e Vivara, il ponte tibetano di 362 metri. Annovera parecchi testimoni all'eccezione. Tra questi il campione del mondo di offshore Diego Testa e Massimo Giovani, il bassista dei 9-9 posse. Con la ZTL c'è stato un boom nell'ultimo anno che forse nemmeno i più scettici avrebbero eh, lontanamente immaginato. Se abiti in centro, per esempio, come nel mio caso, eh, risolvi parecchi problemi perché io mi sposto in continuazione in bici. La ZTL ha messo in moto però anche le idee dei commercianti della zona, alcuni come Giovanna Novelli, pronti a fornire assistenza gratuita a chi ha problemi con la bicicletta in zona lungomare. Ci sono bici assistite, con pedalata assistita, che ti consentono addirittura di salire al vomero, di, eh, di farti eh, supportare in un momento di disagio se c'è stanchezza. E fate anche assistenza quindi? Assolutamente, sarà gratuita per tutti coloro che vorranno andare in bici.